Ed è proprio il caso di dire che riprendiamo il cammino perché con Antonella Patete, giornalista e autrice di Passo Lento, Camminare insieme per l'inclusione, ritorniamo sul tema del cammino inclusivo. Buongiorno Antonella, ben trovata. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. In studio con me c'è Maria Pia Picciafuoco che parteciperà a questa bella Buongiorno, molto piacere di fare la tua conoscenza. Reciproco. Sì, Tony, adesso tornerete a sentirlo, non è un acquario. Antonella ha scritto un libro per le edizioni La Meridiana, che noi adoriamo anche perché collegate direttamente a Don Tonino Bello. Intanto che sistemiamo il microfono a Tony, devo dire Antonella che oltre al passo lento evidentemente c'è invece una capacità veloce per te di raccontare anche in una maniera così, potremmo dire, all'antica, con un libro, quello che fai. Come mai? Allora, sì, buongiorno innanzitutto, grazie per questa opportunità di raccontare questo pezzo di lavoro che io ho fatto insieme al collega Nicola Rabbi. E, come dicevi tu, è un libro edito dalla Meridiana all'interno di una collana che si chiama I libri di Accaparlante, e che è realizzata in collaborazione con il Centro Documentazione Handicap. È una collana che si occupa di accessibilità e di accessibilità a 360 gradi, perché accessibilità non significa soltanto, come dire, superamento di barriere architettoniche intese in senso classico, il famoso gradino che la sedia a ruote non riesce a sorpassare, ma accessibilità significa, in questa accezione, l'opportunità di avere accesso a tutto ciò che il mondo ci offre, anche da un punto di vista culturale, e in questo senso, un punto di vista naturalistico, esperienziale, il cammino. Un modo di scrivere all'antica, sì, un vecchio stile, diciamo, perché è vero che il libro è rapido, sono 5 reportage molto agili, molto immediati, scritti alcuni tempo dopo rispetto ai cammini che sono stati fatti, altri fatti immediatamente, proprio il primo giorno che si rientrava dal cammino, però con un lusso, cioè il lusso di poter scrivere, di potersi soffermare, di darsi qualche battuta in più e qualche tempo in più per raccontare questa esperienza di cammini che noi abbiamo fatto a passo lento. A passo lento non solo perché camminare è un modo di percorrere i territori con lentezza, ma anche perché i cammini che abbiamo fatto io e Nicola Rabbi erano cammini, chiamiamoli così per facilitarci la vita, inclusivi, cioè fatti da persone diverse, con più o meno fragilità, vulnerabilità, disabilità, insomma, a seconda delle circostanze. Anche qui abbiamo un ventaglio di parole per raccontare questa cosa, e nessuna è perfetta. E, se volete, entro un po' nello specifico, insomma, non vorrei parlare a braccio e annoiarvi in questo modo. No, assolutamente no. Quando si parla di cammino non ci si annoia mai. Intanto io sono ritornato tra voi e niente, ogni cammino ci cambia, no? Questo è un dato di fatto. Ecco, attraverso le esperienze che hai fatto tu, come ti senti cambiata? Anche perché stiamo parlando in molti casi di cammini molto particolari, molto suggestivi, come per esempio l'esperienza che hai fatto a Marrakech delle Terre Mutate.
Allora, sì, due di questi cammini sono ambientati, cioè sono stati realizzati, uno appunto nel deserto del Sahara e uno nelle terre mutate. Quelli che ho fatto io personalmente, le terre mutate sono le terre che sono state colpite dal terremoto del centro Italia, quindi diciamo le zone intorno all'Aquila e soprattutto intorno ad Amatrice, dico soprattutto perché è quella che ho percorso io. E ogni cammino ti cambia perché, come noi abbiamo scritto anche brevemente, un cammino ti porta dove non avevi previsto di andare. Io sono partita per Marrakech e poi per il deserto del Sahara, in un momento molto particolare della mia vita. Il lavoro, nell'agenzia redattore sociale non andava bene, ora siamo in cassa integrazione e per una fortuita coincidenza io sono partita il primo giorno di cassa integrazione. Era un viaggio che era stato organizzato da tanto tempo e la cassa integrazione non si sapeva quando cominciava e poi è cominciata proprio il primo giorno in cui io sono partita. E avevo bisogno di uno stacco e volevo fare una cosa che non avevo mai fatto. E si è presentata l'opportunità di fare non solo un cammino nel deserto, 5 giorni a piedi tra le dune in carovana mobile, che significa con i cammellieri, che vuol dire con i cammelli che portavano diciamo le borse, non certo noi, ma anche un gruppo molto particolare fatto di persone cieche, ipovedenti e vedenti. Noi in tutto in Marocco eravamo 16 persone, più una guida berbera, una guida italiana, e poi, vabbè, poi c'era un piccolo staff che ci aiutava, montava le tende da campo. Ed è stata un'esperienza particolare organizzata anche questa dalle associazioni, cioè l'associazione La Compagnia dei Cammini, che è un'associazione storica che organizza cammini, in quel caso giocava insieme a Noisy Vision, che è un'organizzazione che è nata per organizzare cammini che possono percorrere anche le persone con disabilità sensoriali e visive in particolare. E questo diciamo è l'etichetta, poi la vita reale è tutta un'altra cosa, nel senso che ti trovi lì anche se non hai dimestichezza con chi non vede, quello che è successo è che è stata una cosa molto naturale, non c'erano volontari, non c'erano accompagnatori di professione. Chi intraprendeva quel cammino sapeva che ci sarebbero state delle persone che non vedevano, che avevano bisogno di una certa dose, io direi anche limitata, di aiuto, perché erano persone abituate a viaggiare e quindi molto, molto indipendenti, molto, insomma, gente che scendeva le piste nere, c'era un'atleta paralimpica con noi, però anche persone normali, non è che tutti avevano storie strepitose alle spalle. E questa cosa, se, per come l'ho vissuta io, cioè il fatto che c'erano persone che non vedevano e che ci invogliavano, quindi dovevamo camminare insieme, almeno per scelta, non per obbligo, ha anche secondo me facilitato molto i rapporti, è stata come un'autostrada della conoscenza, cioè anche a volte semplicemente doversi sfiorare per camminare vicini ti porta a condividere, a parlare, a conoscerti, a aprirti e anche a fare emergere le tue fragilità. Io in quel momento ero molto fragile perché interrompevo un percorso, diciamo, di lavoro a tambur battente per entrare in cassa integrazione, non sapevo che cosa succedeva e quindi non è che la fragilità viene soltanto da una disabilità certificata, però tutto questo aveva molta possibilità di convivere e ha reso questo viaggio davvero, davvero indimenticabile, ha funzionato molto, è stato bello, si sono create delle relazioni che poi
sono anche continuate nel corso dei mesi. Grazie Questo è Antonella, stato. grazie. È veramente molto bello quello che ci stai restituendo. Ti confesso che sono veramente molto curioso di leggere Passo Lento, Camminare insieme per l'inclusione. E proprio stamattina questi racconti in maniera particolare a me servono molto perché, sai, a volte ci fermiamo davanti agli ostacoli più piccoli, più insignificanti. Io stamattina ho un po' di mal di testa, mi sembra di avere il mondo sulle spalle, invece c'è tanta gente che ha problemi molto più grandi e ci insegna come affrontare la quotidianità, la vita con coraggio, con intraprendenza, provando a superare i propri limiti con tutto quello che comporta, perché è vero, c'è tanto di poetico, ma c'è anche tanto impegno, tanta determinazione, tanto sforzo, quindi grazie per questa testimonianza. Maria Pia, il tempo purtroppo vola Però voglio salutare quando siamo Antonella, in la TV, voglio sì. ringraziare anche di questi riferimenti Grazie proprio alla sabbia, alla pioggia, agli elementi della natura. Noi alle volte pensiamo che parlare di socializzare riguardi solo le persone. Io comincerei un po', come dire, a tirarla la coperta del significato di sociale, visto che è un mondo sempre nuovo quello che si scopre quando si cammina o comunque idealmente si porta con sé appunto la voglia di togliersi alcune gabbie che fanno parte invece della nostra vita, spesso anche sociale. Voi ci aiutate in tante cose, grazie davvero Antonella. Grazie a voi. Eh sì, no? Tante volte metaforicamente si fa riferimento, si dice, no? Si fa un pezzo di strada insieme, quando si cammina è realmente così, tante barriere vengono meno, come appunto ci raccontavi tu, paradossalmente. Bene, allora Antonella, grazie per essere stata con noi stamattina, invitiamo tutti quanti a leggere il libro scritto con Nicola Rabbi. Passo Lento, Camminare insieme per l'inclusione, edizioni La Meridiana, eccolo qua, stiamo vedendo anche la copertina, quindi buon proseguimento di cammino a te e a risentirci a presto. Grazie, buon proseguimento. Linea alla regia, noi ci ritroviamo tra pochissimo, Maria Pia, per parlare di nuove norme sui presunti fenomeni soprannaturali con un esperto del settore, docente in teologia spirituale, avremo con noi Padre Luigi Boriello. Non andate via.